Buongiorno e benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Questa mattina ho fatto la doccia a Teodora, vorrei dire che le ho fatto il bagno, ma in realtà le ho fatto la doccia, comunque ho lavato per bene Teodora, poi ho lavato per bene me stessa, ho lavato i capelli e poi ho lavato anche tutto il bagno, visto che ovviamente quando si lava un cane poi ci sono peli ovunque, lei è andata in giro bagnata e ha calpestato per terra tutto il bagno, quindi ho approfittato anche per fare una pulita, diciamo, anche lì. In tutto ciò ho iniziato ad ascoltare anche un nuovo audiolibro che si intitola Grammamanti. L'ha scritto Vera Gheno, che è una linguista che si occupa appunto di studiare la lingua. Lei sa un sacco di lingue, tra l'altro, e in questo libro racconta quattro storie che ci aiutano a capire come l'amore sia intersecato con la lingua che parliamo e col nostro apprendimento di questa. Infatti la prima storia parla di come si pensa che noi umani abbiamo sviluppato il linguaggio verbale e si pensa sia dovuto alla relazione tra le madri con i propri figli. Comunque ci sono tante teorie in merito e lei appunto si sofferma sulla nostra evoluzione, su alcuni studi, alcuni esperimenti che sono stati fatti e cerca di raccontare appunto alcune curiosità in merito a questo tema. Carino, molto carino, tra l'altro il libro lo legge lei e ho visto che su BookBeat ci sono tantissimi altri libri suoi, è il primo che leggo in particolare, anche se sono venuta più volte a contatto con lei come studiosa, viene citata spesso negli altri libri che leggo, però ora il mio obiettivo è quello di andare avanti con Zero Calcare e la sua ultima uscita, Quando muori resta me, che è praticamente un fumetto in cui lui parla del rapporto con suo padre. Ieri sera l'ho cominciato, mi sta piacendo molto. Ora ho una mezz'oretta di autonomia e poi con Marco andiamo a guidare un po', visto che mi devo esercitare perché manca sempre meno all'esame. Appena fatta un'oretta di guida con Marco, adesso lui è andato su a prendere Teodora in appartamento perché andiamo a cena fuori dai nostri amici, quindi lei viene con noi e mi sono esercitata con i parcheggi ad S, con i parcheggi a L, perché appunto quando faccio le guide con l'istruttore magari ci concentriamo più sull'andare in giro e quant'altro e non ho tanto tempo magari per fare i parcheggi, farne tanti, e quindi con Marco facciamo tanti parcheggi. Lui è molto severo, devo dire la verità, molto severo, me li rifà fare spesso e volentieri, anche se a me sembra che vadano bene. Io sono tipo sì, ma dai, è dentro le linee. Lui no, però è un po' storto, non vedi? Rifacciamolo. E io ok, rifacciamolo. Dopo un po' devo dire che perdo anche la pazienza perché boh, sì, bisogna essere portati, diciamo, bisogna essere pazienti, che tante cose bisogna rifarle molte volte anche se riescono bene. Ora per andare dai nostri amici guiderò ancora io, quindi continuerò l'allenamento. In questa fase secondo me è proprio fondamentale che io mi eserciti tanto e prenda tanta dimestichezza, perché comunque le cose le so fare, però vorrei che diventassero automatiche. Ad esempio mi è capitato appena adesso di partire con la terza, cioè dopo aver fermato la macchina a uno stop non si parte con la terza, lo so benissimo che non si parte con la terza, però ancora me le dimentico magari a volte queste piccole cose e giustamente mi muore la macchina, quindi... Poi devo dire che qui da queste parti, Monza e dintorni, la gente è cattiva, la gente è tanto cattiva, mi suonano continuamente, nonostante io magari vada a 30 all'ora in una strada comunque urbana, cioè normale, no, mi superano, mi suonano continuamente e io ho la P dietro, quindi cioè, voglio dire, abbi pietà di me. E invece tanto aggressive le persone. Devo dire che comunque è una buona scuola, se riuscirò a superare tutto ciò verrò forgiata proprio nel modo giusto e non avrò più paura di nessuno che mi suona, anche perché una questione sarebbe se mi suonassero in un momento di pericolo, non so, io non mi sono accorta che c'è un pedone e quindi mi suonano, oppure sono nel posto sbagliato e quindi mi suonano per farmi notare qualcosa. Ma quando mi suonano proprio perché, cioè non so, tipo non parto subitissimo al semaforo, però io faccio proprio fatica magari a far partire la macchina, cioè devo ancora esercitarmi bene con la frizione, quindi ci sta che magari ci metto un po' di più, no? Soprattutto le partenze in salita per me sono difficili, quindi ci sono degli stop in salita che io ci metto magari un po' di più e la gente dietro che mi suona.
Cioè, abbiate pazienza, abbiate pietà. Comunque ho incontrato anche tante persone gentili che, avendo visto la P o quando sono con la macchina dell'autoscuola, la macchina dell'autoscuola, sono state gentili, mi hanno lasciato il mio tempo, hanno appunto pazientato, magari i miei anche piccoli errori, perché a volte mi muore la macchina in situazioni in cui non dovrebbe morire, insomma, le cose succedono. E a volte mi suonano, molte volte, almeno ogni volta che guido mi suona qualcuno, che è divertente. Buongiorno, oggi è la grande giornata del picnic in cui risolveremo alcuni casi, sicuramente almeno uno, da questo libro La scena del crimine, gialli da risolvere in vacanza, e avevamo fatto un sondaggio io e Giulia sul profilo di Viaggiare coi libri, e il caso che aveva vinto tra Delitto sul treno e Delitto in biblioteca era Delitto in biblioteca, quindi risolveremo proprio questo. E tra l'altro la cosa bella, aspettate che con una mano faccio un po' di fatica, è che praticamente andando avanti con le pagine si possono vedere alcune aree della stanza zoomate, e in un'area ci sono proprio tutti i libri con tanto di titoli veri. L'altro caso che era finito, diciamo, al ballottaggio finale, che intrigava me e Giulia, era questo qui, Spie sul treno. Probabilmente riusciremo a risolvere anche questo, perché diciamo che ogni caso impiega all'incirca 20 minuti, noi abbiamo qualche ora, e io da sola ho risolto questo qui, Morte a Natale. Credevo di essere riuscita a risolverlo in realtà, perché poi quando sono arrivata alla spiegazione finale mi sono accorta di non aver fatto attenzione ad alcuni dettagli. Bisogna essere davvero molto attenti e bisogna avere anche molta voglia di mettere in discussione le proprie idee. Infatti secondo me oggi che lo facciamo in gruppo ci divertiremo molto e faremo delle piccole squadre. Adesso non so esattamente di quante persone, comunque cercheremo di farlo insieme e fare tipo come una sfida, no? Chi risolve prima o chi lo risolve meglio, e sarà divertente. Poi questa mattina sono stata anche avvisata che è uscita un'intervista che ho fatto per Il Gazzettino. Il Gazzettino è un settimanale, credo, un mensile, adesso mi viene il dubbio. Comunque è un giornale che esce solo in Veneto, infatti sono andata in edicola, ho cercato di comprarlo, ma qui in Lombardia non si trova, e penso però che online si possa leggere quasi tutto. Oh no, non credo. Secondo me bisogna fare l'abbonamento se lo si vuole leggere. Sì, bisogna fare l'abbonamento. Io ovviamente l'ho letto, cioè sembra che mi sono appena svegliata, invece sono svegliata un sacco di tempo. Comunque io ovviamente ho letto l'articolo, anche perché mio padre questa mattina mi ha svegliato mandandomi tipo un sacco di messaggi dicendomi che i suoi amici in Veneto hanno visto la mia faccia in prima pagina. E poi c'è proprio una pagina totalmente dedicata alla mia esperienza come booktuber, e c'è una gigantografia, una mia gigantografia. E quindi l'ho mandato poi in avanscoperta lì in Veneto per comprarne una copia anche per noi, però purtroppo non posso mostrarvelo qui. E quindi nulla, sono contenta, dai. Il Gazzettino è una rivista che quando ero piccola si leggeva sempre, cioè io non l'ho mai letto personalmente perché ero piccola, ma mio padre l'ha sempre letta. Non è una rivista, è tipo, adesso, cioè io comunque ignorantissima su sta cosa, è un quotidiano. Mi stavo confondendo perché la giornalista che mi ha fatto l'intervista mi ha detto che questi focus su diversi booktuber o persone che comunque parlano di libri online esce ogni 2 settimane, e quindi io mi sono confusa, però sì, è un quotidiano effettivamente. E basta, adesso sto un attimo cercando di capire le prenotazioni che ci sono per questo pomeriggio, perché mi sa che alcune persone hanno disdetto e abbiamo dei posti liberi. Quindi sto cercando di capire un attimo questa cosa e mi metto a lavoro. Ah, tra l'altro nell'ultimo vlog vi dicevo che sto cercando di fare un po' di decluttering per via dell'imminente trasloco, e ho messo alcune cose su Vinted, adesso ne ho buttata un'altra, quindi attacco la stampante e stampo l'etichetta. Ovviamente utilizzo sempre della carta da buttare dietro, della carta in questo caso che avevo stampato con degli appunti ancora di quando studiavo l'università informatica. E poi qui nel mio armadio ho riservato una zona alle buste che posso utilizzare. Secondo me, visto che devo spedire una cosa piccola, questa busta può essere sufficiente. Ho finito di leggere appena adesso Quando muori resta a me, lo vado a segnare, è già il 9° libro di giugno. Mi è piaciuto davvero molto, credo che Zero Calcare sia bravissimo nel figurare le emozioni, in questo caso il senso di colpa
è uno dei sentimenti più indagati ed è il senso di colpa che ci può essere nel rapporto padre-figlio. Mi è piaciuto anche il fatto che si va a ricercare le proprie origini in un qualche modo, visto che il padre ha origini venete, e in questo libro si parla del viaggio che lui fa con suo padre in questo piccolo paesino di montagna, e si arricchisce la narrazione anche con dei flashback della vita del nonno che appunto viveva in Veneto, e quindi c'è, oltre all'utilizzo del dialetto romano, anche l'utilizzo del dialetto veneto, e io adoro perché ovviamente sono cose che capisco, cioè riesco a leggerlo il dialetto veneto. Non so se una persona che magari non sia originaria di quella regione riesce effettivamente a capire che cosa c'è scritto, cosa ci sia scritto, ma penso che il senso di quelle vignette sia proprio renderle quasi incomprensibili a un certo punto e mostrare come possa esserci anche uno scarto di comprensione tra i dialetti delle diverse regioni. Lui continua a parlare ovviamente in romano bello stretto, e il libro ovviamente va sia nel profondo dei sentimenti, ma alleggerisce come al solito molto certe situazioni con delle gag anche un po' più divertenti, spensierate, delle battute lì dove stride anche un po' che ci siano delle battute, ma le nostre barriere difensive a volte tendono a ironizzare su delle situazioni anche magari un po' più difficili, e mi è piaciuto molto. Tra l'altro bello lungo, non so, non me lo aspettavo in bianco e nero, nel senso che i colori ci sarebbero stati molto bene, ma penso sia anche un'esigenza di quantità di stampe, visto che i fumetti di Zero Calcare arrivano a delle tirature altissime, e quindi magari per agevolare i tempi di stampa hanno deciso di farlo in bianco e nero, non lo so, questa è una mia ipotesi. Comunque molto molto carino. Siamo pronti a risolvere questo caso misterioso. Delitto in biblioteca. Dobbiamo guardare bene l'immagine. Quindi abbiamo il cuoco, lui che chiaramente è la vittima. Ah, guarda i suoi libri. Apri la porta segreta, esamina la bacheca. Ci sono tipo dei focus nelle pagine. Esatto. Esatto. Allora iniziamo a leggere. Allora, domenica pomeriggio passata qui in Parco Sempione a cercare di risolvere delitti e mangiare pizza. Sì, okay. Sì, adesso perfetto. Adesso diamo una mano per distribuire la pizza, perché appunto con Salani ci siamo trovate per risolvere alcuni casi della scena del crimine. Abbiamo appena risolto, tentato di risolvere quello della biblioteca. Tra di noi alcuni ce l'hanno fatta, noi siamo arrivati a un certo punto, avevamo un sospetto, ma in realtà non era quello corretto. E adesso facciamo pausa cibo e bevande. Perfetto. E facciamo pausa cibo e bevande e poi proviamo a fare un altro caso. Questo è il nostro kit libro per risolvere. Abbiamo fatto questo qua della biblioteca, poi taccuino con gli appunti, penna che è qui, anche Giulia aveva i suoi appunti. Adesso abbiamo un piatto e un bicchiere e ci mettiamo a mangiare. Abbiamo cercato di risolvere quest'altro caso, io tra l'altro ho smacchiato il libro con la pizza, e le altre squadre, siamo divisi in tre squadre, l'hanno già risolto, quindi adesso vediamo se abbiamo risolto correttamente o no, anche se ho qualche dubbio, ma vedremo. Buongiorno, questa mattina mi sto dedicando alla scrittura di alcuni contenuti brevi
da pubblicare appunto in verticale su Instagram, TikTok e anche qua sugli short di YouTube, in cui parlo di questi libri e quindi li sto riassumendo brevemente. Sto anche preparando il materiale fotografico magari da inserire poi mentre ne parlo. Per adesso ho riassunto Città sola e poi questi altri li sono tirati fuori perché appunto mi piacerebbe parlarne, e ho anche dei post-it con cui adesso vado a segnare le parti interessanti, poi qui nelle note, che però non vi faccio vedere, sto facendo un po' il testo, lo script di quello che andrò a dire. Tra l'altro questa mattina sono andata a fare anche una visita dermatologica per fare un check di tutti i miei, visto che in testa qua me ne è comparso uno nuovo che non avevo mai visto, mi sembrava abbastanza preoccupante. In realtà sono andata là, sono stata rassicurata, mi hanno proprio detto che non devo preoccuparmi, semplicemente lo devo tenere monitorato e se dovesse poi crescere nel corso dei prossimi mesi di farlo vedere nuovamente, però nulla appunto di preoccupante. Quindi la mia mattinata è andata un po' così. Sono in camera perché di là Marco sta lavorando in smart working, sta facendo alcune chiamate, quindi lo lascio libero insomma di parlare ad alta voce. Io mi sono messa qua con calma, nel silenzio più totale, a scrivere i miei vari contenuti. Io non mi ricordo dove e quando ho fatto l'ultimo aggiornamento per questo vlog, però nel frattempo sono successe mille cose, perché ho pranzato, poi sono andata a fare la lezione all'autoscuola, la lezione di guida, è andata molto molto bene, devo dire che i parcheggi li ho fatti benissimo, ci sono ancora delle piccole imprecisioni, delle piccole titubanze, però nulla di insormontabile, manca sempre meno all'esame perché mancano da oggi 7 giorni, quindi mi devo esercitare il più possibile. Non sono riuscita a finire il riassunto dei libri per i quali volevo fare il reel, perché poi appunto sono andata a fare la guida, quando sono tornata mi sono messa al computer in chiamata con Giulia perché oggi volevamo fare l'annuncio per uno dei ritiri di lettura che si terrà a settembre a Madonna di Campiglio, su nelle montagne. Sarà un weekend stupendo, alloggeremo in questo hotel favoloso in centro che ha anche una spa spettacolare, e poi faremo anche delle piccole passeggiate lì nei dintorni, ci metteremo a leggere tra i ruscelli, le montagne, insomma sarà molto molto bello, e faremo anche un pranzo al sacco, insomma non vedo l'ora. E ci lavoriamo da un sacco di tempo perché ci lavoriamo ormai da 2-3 mesi e finalmente siamo riusciti appunto a tirare le somme e andare online, e quindi spero che vada molto bene. Vi lascio qua sotto il link se volete aggiungervi a noi e dare un'occhiata appunto a quello che sarà il programma e eventualmente anche prenotarvi. Questo pomeriggio quindi l'ho dedicato a questo, ho dovuto mettere da parte tutto il resto, però dai, ora devo dire che ho una gran fame, anche se sono tipo le 5:30 di pomeriggio, quindi non è ancora il momento di cenare. Io vorrei cenare, quindi cerco di capire un attimo cosa posso fare. Allora, aggiornamento ai capelli con Marco, che sta monopolizzando tutto l'uso del... lasciami il mio bigodino. Tutto l'uso della sala, quindi io sono sempre in camera da 3 giorni praticamente. Ho lavato i capelli e ho usato il bigodino per tipo 5 minuti mentre mi truccavo e poi l'ho slegato, i capelli sono così. Devo dire che è una tecnica molto più veloce di fare tutto con la spuma eccetera eccetera, e mi piace anche di più il risultato. Magari li puoi usare in combo. No, secondo me in combo non funziona. Così la spuma e poi... No, secondo me non ha senso. Così, boh, mi piacciono di più. E questa mattina appunto Marco sta in salotto, io sono in camera, sto facendo sempre alcune cose al computer, rispondendo a delle mail, organizzando alcune cose, e poi questo pomeriggio lo dedico alla registrazione di alcuni contenuti, quando Marco finalmente se ne andrà. Sì. E mi lascerà la sala, sì! Ho appena finito di registrare un video che avrei dovuto registrare già 2 giorni fa, ma tra una cosa e l'altra non sono riuscita a incastrarlo. Dovrei tipo riuscire a montarlo entro questa sera e mandarlo in approvazione, perché è un video in collaborazione, e non so se ce la farò perché alle 16, adesso sono tipo le 3:30, non ho l'orologio, ma più o meno quello è l'orario, ho la ginecologa, ho prenotato una visita di controllo e quindi devo andarci, è vicino a casa, quindi non è che ci metto tanto per andare, però insomma adesso sono tipo mezza in pigiama, mezza vestita, quindi mi devo vestire. Volevo fare anche un po' di merendina prima, quindi cerco di fare tutto e poi quando torno mi metto a montare il video. Ciao.
questa mattina sempre dal letto perché Marco sta utilizzando la stanza di fianco. Sto scrivendo l'articolo che vedete censurato dalla mia agenda per l'articolo che devo consegnare fra qualche giorno per NSS G-Club. Quindi mi sto prendendo del tempo per selezionare alcuni romanzi da consigliarvi per quest'estate e a scrivere appunto un trafiletto per ognuno di questi. Si sono fatte quasi le 3 di pomeriggio, nel frattempo io oltre ad aver mangiato ho lavorato tantissimo tantissimo al computer questa mattina perché mi sono messa in testa di voler montare alcuni contenuti che avevo registrato ancora 2 anni fa in orizzontale in cui parlavo di alcuni libri e secondo me sono dei video che possono funzionare molto bene come short, semplicemente li devo rimontare da capo, renderli più brevi perché qui su YouTube gli short possono durare solo 1 minuto e poi vabbè aggiungere i sottotitoli e rendere tutto un po' più dinamico. Quindi mi sono messa a fare questa cosa e ridendo e scherzando è passato così tutta la mattinata. Adesso appunto sono appena uscita fuori con Teodoro, le ho fatto fare una passeggiata e mi sono rimessa al computer perché mi sono arrivate diverse mail che non potevo assolutamente ignorare e ora fra 10 minuti ho un'altra guida con l'istruttore della scuola guida, è una delle ultime prima dell'esame, la penultima prima dell'esame, quindi spero che vada bene. Allora, mi sento esausta, sono davanti al computer. Ma tra l'altro si vede il riflesso del telefono che ho come al solito appoggiato alla caraffa che utilizzo per l'acqua col bicchiere, tutto un disastro. Comunque sono esausta perché vabbè ho fatto la guida, è andata bene, benissimo, però un caldo allucinante, un caldo che io non so come sia possibile e quindi sono tornata tutta sudata, tutta proprio incollata, appiccicosa che non ne potevo più. Mi sono messa davanti al computer, ho risposto a diverse mail e ho dovuto prendere tutta una serie di decisioni che mi hanno spompato il cervello. Non sta su questa cosa. E dicevo, ho dovuto prendere tutta una serie di decisioni che mi hanno un attimo riempito la testa. Ora ci sono tutta una serie di cose che dovrei fare, tipo sistemare la cucina, tipo montare... Che cosa devo montare? Ah sì, tutti quei reel, gli short, però potrei non farlo adesso. Oh no, di nuovo è successo. Volevo registrare un libro, volevo registrare un video per YouTube che di cui questa mattina ho controllato lo script, ho revisionato lo script, quindi sarebbe tutto pronto, mi dovrei solo mettere davanti a telecamera e parlare. Però sono tanto stanca, cioè il problema qual è? Che se non lo faccio oggi mi devo ingegnare per farlo nei prossimi giorni e allora già oggi sono truccata, ho i capelli recenti, dovrei solo trovare la voglia di farlo. Poi dovrei finire di montare questo vlog perché entro domani volevo finirlo, quindi volevo anche finire di registrare qualche clip, però vorrei anche leggere perché in questi giorni ho letto davvero molto molto poco rispetto al solito e mi dispiace molto perché ho iniziato a leggere un libro che ho di là che è Sorella mio unico amore, che è praticamente questa storia scritta da Joyce Carol Oates che prende spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto in America, ovvero la scomparsa di questa bambina che riscosse tantissimo, tantissimo clamore ai tempi. Fu uno proprio di quei fatti di cronaca per cui se ne parlò per tutti gli anni successivi e il libro che prende spunto da questo ma poi crea una storia di pura, pura finzione e di nuovo cade tutto, è scritto dal punto di vista del fratello di questa vittima. E è interessantissimo perché Joyce Carol Oates poi, conoscendola, farà sicuramente un sacco di critiche alla società americana del tempo, un tempo comunque abbastanza contemporaneo. Il fatto è avvenuto nel 1997, sto leggendo qui, e io sono ai primissimi, primissimi capitoli. Potrebbe essere il mio mattone dell'estate, anche se in realtà quest'estate ho intenzione di leggere un altro mattone, però anche questo è abbastanza un mattoncino. Joyce Carol Oates è solita prendere fatti di cronaca realmente accaduti o comunque personaggi noti come ad esempio Marilyn Monroe o Jeff Dahmer e rivedere completamente la loro storia riscrivendola dal suo punto di vista, no? Mettendosi però sempre nei panni della persona coinvolta, quindi ad esempio in Zombie lei parla di un serial killer che ha tutta una serie di pensieri intrusivi e si ispira molto a dei serial killer americani, quindi mi piace tantissimo questo esperimento, questi esperimenti che lei fa e mi piace il fatto che lei parta dalla realtà per raccontare poi in realtà storie di finzione.
e costruirci intorno. Insomma, sono molto molto contenta di questa lettura, di cui però vi aggiornerò nei prossimi vlog. Infatti questo lo voglio chiudere così e riprenderò a registrare domani, ma per un altro vlog ancora. Come vi dicevo, mi piacerebbe riuscire a pubblicare un vlog a settimana, il lunedì, sul canale, ve l'avevo detto su Instagram, perché ultimamente mi fa piacere farli e vedo che a voi fa piacere guardarli. Quindi, come al solito, se ci sono delle cose in particolare di cui vorreste che io vi parli, che vi mostrassi, lasciate qua sotto tutte le vostre proposte. La prossima settimana sarà la settimana del mio compleanno, cioè in realtà è già la settimana del mio compleanno, però il prossimo vlog sarà il vlog del mio compleanno. Spero che quella giornata sia bella, non so che cosa faremo ancora, spero in qualche sorpresa, mi auguro che ci sia qualche sorpresa in serbo per me, che tengo sempre molto al giorno del mio compleanno, tengo sempre a fare qualcosa di speciale in quella giornata, quindi vedremo. E non fatemi gli auguri qua, fatemi gli auguri quando sarà il momento, adesso è troppo presto per farmi gli auguri, anzi questo video forse uscirà dopo, quindi sarà troppo tardi per farmi gli auguri. E grazie mille per avermi seguito fin qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!